E la FIMG, la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Bari, ha lanciato la campagna social Medici non eroi per invitare i cittadini alla responsabilità e la condivisione di sacrifici per il bene di tutta la collettività. Proteggili tu, resta a casa, è uno dei messaggi. Ne parliamo con il segretario FIMG Bari, il dottor Nicola Calabrese. Grazie per aver accolto il nostro invito. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato. Allora, qual è lo scopo, l'obiettivo di questa campagna social che avete lanciato, dottor Calabrese? Beh, chiaramente in questo momento particolarmente delicato per la vita dei nostri pazienti, dei nostri concittadini, ma chiaramente non limitato solo alla nostra regione, abbiamo ragionato sull'opportunità di contribuire a dare un messaggio. Il messaggio è quello di dire ai nostri pazienti che in questo momento esiste la necessità di contribuire tutti al raggiungimento di questo obiettivo. Dobbiamo vincere e superare questa fase epidemica e in questo momento l'unico strumento che abbiamo per raggiungere questo obiettivo è appunto il distanziamento sociale. Quindi dire ai cittadini di stare a casa, muoversi il meno possibile da casa e chiaramente utilizzare i servizi sanitari in maniera il più razionale possibile. E in questo il contatto col proprio medico di famiglia diventa assolutamente strategico. Io tengo a dire che in questo momento nella nostra regione, per quelli che sono gli atti e le disposizioni emanate, l'unico servizio territoriale che ancora funziona, anche se chiaramente la sua organizzazione è stata radicalmente cambiata, è il servizio della medicina generale, H24, perché in questo sono coinvolti i medici di famiglia, ma sono coinvolti anche i medici della continuità assistenziale. Delle ex guardie mediche. Esatto, quindi allora vogliamo ricordare ancora una volta che appunto voi medici di medicina generale insieme ai medici della continuità assistenziale siete e continuate ad essere un punto di riferimento. Specifichiamo anche, e non ci stancheremo mai di farlo, dottor Calabrese, che bisogna chiamare telefonicamente, quindi gli ambulatori non sono chiusi, le guardie mediche non sono chiuse, ma bisogna chiamare telefonicamente e quindi in questo modo, ecco, evitare di recarsi personalmente, quindi evitare assembramenti. Beh sì, questo è l'elemento fondamentale. Diciamo che la situazione è profondamente cambiata rispetto ai primi giorni della crisi, gli ultimi 10 giorni di febbraio, dove noi avevamo un elemento epidemiologico che ci permetteva di individuare i rischi di una diffusione. Oggi questa modalità, questo criterio è sovvertito, non esiste più, l'infezione gira, è diffusa, i dati epidemiologici pubblicati dalle regioni sono dati che a nostro parere sono sottostimati perché la medicina generale ha la percezione che esiste una serie di pazienti paucisintomatici che noi gestiamo con il contatto telefonico, che sono a casa, stanno bene, sono tranquilli, però il contatto, come dire, la rete funziona e questo permette a noi di poter continuare a dare il nostro contributo. Accedere senza appuntamento, senza un primo filtro aumenta il rischio, ma non aumenta il rischio solo per i medici, aumenta il rischio per gli stessi pazienti, perché una modalità non controllata poi il medico può diventare il veicolo di un'infezione, dell'infezione, quindi come sta succedendo in alcune realtà ospedaliere, l'infezione si amplifica. Certo, allora ricordiamo la campagna social lanciata dalla FIMG di Bari, Medici non eroi, per appunto invitare tutti i cittadini alla responsabilità e soprattutto al distanziamento sociale, invito diventato quasi obbligo quello di restare a casa, uscire il meno possibile. Grazie al dottor Nicola Calabrese, segretario FIMG Bari, per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi.
E con questo collegamento telefonico si chiude questa edizione di Teleradio Padre Pio Notizie. Grazie a tutti per l'attenzione. Buona domenica.